Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla statale 650 Fondovalle del Trigno, al chilometro 66, tra i comuni di Fresa Grandinaria e Lentella, nel Chietino. Nell'incidente, in un tratto di curva, sono rimasti coinvolti un camion carico di derrate alimentari e diretto verso la costa e due auto che viaggiavano in senso opposto. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Per lui non c'è stato nulla da fare. Luca Cormani, 40 anni di Vasto, è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Trignina. Per causa in fase di accertamento, lo scontro ha coinvolto un camion e due auto tra i bivi di Fresa Grandinaria e Lentella. Il giovane alla guida della Punto, che stava andando al lavoro in un'azienda della zona, è rimasto incastrato tra le lamiere distrutte dall'impatto con l'Alfa Giulietta e il camion. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, nonostante l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco, tre le ambulanze arrivate sul posto, ferite altre due persone trasportate all'ospedale San Pio di Vasto. Il traffico lungo la statale è rimasto bloccato per consentire i soccorsi. I carabinieri di Fresa Grandinaria hanno effettuato rilievi e verificano la presenza di possibili testimoni per fare chiarezza sulle cause dell'incidente. In mattinata la strada è stata riaperta, agevolando il traffico in una giornata da bollino rosso. Gli agenti della polizia ferroviaria di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, hanno ritrovato una ragazza che si era allontanata da casa a Chieti nei giorni scorsi. Sono stati i genitori della giovane, appena maggiorenne ed affetta da patologie, a denunciarne l'allontanamento volontario. Quindi sono partiti per raggiungere Villa San Giovanni, dove pensavano potesse trovarsi la figlia. La coppia ha riferito agli agenti di aver saputo che la ragazza, in contatto con Facebook con un giovane tunisino, aveva deciso di incontrare e di andare a vivere con lui in Sicilia. I poliziotti hanno iniziato le ricerche negli imbarcaderi e nelle strutture ricettive del posto, allertando anche la centrale operativa del compartimento di polizia ferroviaria di Reggio Calabria, accertando che i due giovani avevano passato la notte in un albergo vicino alla stazione centrale di Reggio. La giovane, dopo aver riabbracciato i genitori, ha deciso di tornare a casa. E ora ci spostiamo a Pescara. Invalido segregato in un alloggio popolare di via Nora è costretto a restare in casa perché nello stabile non c'è un ascensore. L'uomo chiede un nuovo alloggio, il servizio di Paolo Renzetti. Signor Moreno, in casa, qui in via Nuora, un alloggio di edilizia popolare, segregato in casa perché invalido, sopra una carrozzella, impossibilitato ad uscire. Così, voi chiedete un nuovo appartamento in un palazzo con un ascensore? Certo, stiamo combattendo per ottenerlo, ma dopo tanti anni di lotte così, nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. Purtroppo la situazione è critica, insomma. Non mi posso neanche muovere qui in casa perché è tutto stretto, il bagno è piccolo, ma è un casino, insomma, per me, anche, ma per tutti i miei familiari, insomma, mia moglie, mio figlio, anche mia figlia quando viene. E vivono anche loro la mia disabilità perché mi devono accudire, mi devono praticamente vestire. Mia moglie mi deve vestire, mi deve fare la doccia. È una situazione proprio deprimente anche per me, che insomma, uno è un essere umano in questa situazione. Ho bisogno di vivere anche io un po', nel senso di uscire, di vedere persone. Non si può vivere in questo modo, segregati in casa a 57 anni. Sono 10 anni che sto male, e quindi, però 5 anni proprio che non esco, che sto a casa. È una cosa, non so come definirla, però. Cioè, è impossibile andare avanti in questo modo. È una situazione tragica. Abbiamo circa 25 casi in provincia di Pescara, appartamenti dell'ATER, quindi di proprietà della Regione Abruzzo, con persone segregate in casa, come il signor Moreno. Una situazione veramente allucinante. L'abbiamo denunciata più volte in Regione Abruzzo. Laddove si possono installare gli ascensori, si devono installare, basterebbe qualche briciola, 150.000 € di stanziamento da parte della Regione Abruzzo. In questo caso va attivata la mobilità. Purtroppo lui ha ricevuto solo promesse. Ecco, io quello che dico, gli amministratori pubblici non devono pensare solamente
veramente a realizzare grandi opere, grandi ponti, e mi riferisco anche al Presidente di Regione, più dimenticarsi di questa gente. Le condizioni sono veramente disumane, quindi semplicemente accelerare l'iter per la mobilità quanto prima per cercare di riuscire a soddisfare questa elementare richiesta da parte della famiglia. Quindi quanto prima, adesso vedremo come agire, se attraverso un'interrogazione o semplicemente andare all'ufficio patrimonio a chiedere quanto tempo c'è per avere una casa nuova o comunque un cambio di alloggio. Cambiamo pagina, ora la politica, unità del centrodestra nel segno del rinnovamento, centralità delle idee. È il messaggio lanciato dal Movimento Idea che ieri sera all'Hotel Abruzzi di Teramo, alla presenza del leader, il senatore Gaetano Quagliariello, ha celebrato la propria assemblea provinciale per rinnovare gli organi interni e fare il punto in vista delle elezioni regionali. Presente tra gli altri anche l'ex governatore Gianni Chiodi, il servizio di Giovanni Minicozzi. Si è tenuta a Teramo l'assemblea provinciale di Idea, il movimento politico lanciato qualche tempo fa dal senatore Gaetano Quagliariello, poi confluito nella cosiddetta quarta gamba del centrodestra. Ricomincio da Teramo, l'accattivante slogan dell'iniziativa che si propone di organizzare al meglio le prossime elezioni regionali. Idea che cosa è? È una piccola minoranza creativa, piccola ma molto creativa, che ha come obiettivo quello di rinnovare il centrodestra e cercare di rianimarlo. E questo è quello che cercheremo di fare in vista di queste elezioni, anche perché ne ha bisogno l'Abruzzo. Qui abbiamo una forza, la sinistra, che ha fallito, un'altra, quella della protesta, che non riesce a esprimere una proposta all'altezza del governo nazionale, oggettivamente non riesce a esprimerla. L'Abruzzo ha soltanto una possibilità, che il centrodestra esca dai blocchi, per questo è necessario che si rinnovi. La coalizione centrodestra sarà unita in queste elezioni? Vedremo, ma la cosa fondamentale sarebbe partire dalle idee. Vede, le idee camminano sulle gambe degli uomini, ma se non ci sono idee, le gambe non vanno. Rimangono ferme. E dunque quello che servirebbe qui è innanzitutto avere una visione. Cosa deve essere l'Abruzzo dopo D'Alfonso, dopo il terremoto del 2009 e del 2016? Come si fa a ritrovare in questa regione un equilibrio tra l'area interna e la costa? Come si fa a riproporre l'Abruzzo come la locomotiva del Sud? Un tempo l'Abruzzo veniva chiamato Primo Sud, per ragioni geopolitiche, per quello più vicino al centro, ma anche per ragioni economiche, perché è quello che trainava. Oggi non è più così. Intanto D'Alfonso non si dimette, la Commissione del Senato ancora non decide. D'Alfonso ha deciso la via dell'ostruzionismo. Ora, chiunque conosce i regolamenti sa che se decidi questa via, insomma, sul breve ce la fai. Credo che perdi continui a perdere terreno nell'opinione pubblica, e anche qua siamo a Teramo, dove insomma, il centrodestra nella scorsa legislatura, possiamo dirlo in francese, ha fatto un casino, e l'elettorato gliel'ha fatta pagare anche in presenza di un buon candidato, di una proposta generosa, e se questo è valso a Teramo nel centrodestra, questo vale anche a livello regionale con la sinistra. E tra questi casini che ha combinato la sinistra c'è anche questo della dimissione di D'Alfonso. Se scegli di fare il senatore ne prendi le conseguenze, perché se no vuol dire che stai facendo calcoli. La politica del calcolo è un po' di tempo che non va più di moda. Intanto la Lega abruzzese rivendica per sé il candidato presidente alla regione. Ma vede, io spero che non ci si metta su questa strada, cioè la Lega insomma, ha tutte le carte in regola per poterla rivendicare, poi ovviamente questo si dovrà vedere, anche si dovrà vedere in un equilibrio nazionale, non si vota soltanto in Abruzzo, si vota anche in Basilicata, subito dopo si vota in Piemonte, però io se potessi dare un consiglio, non solo alla Lega, anche a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, a tutto il centrodestra, non partiamo dalla rivendicazione,
Partiamo dal dire alla gente che cosa vogliamo fare, che idee abbiamo per questa regione, quali sono i programmi, che cosa faremo nei primi 100 giorni. Partiamo da questo e poi, insomma, ci sta pure che si discuta su chi deve rappresentare questo programma, ma se diamo l'impressione che l'unico interesse è la maglietta del prossimo governatore, noi rischiamo di perdere la partita. Dunque, alle prossime elezioni regionali Idea ci sarà e chiede pari dignità agli alleati di centrodestra. In settimana è stata archiviata la posizione dell'ex capo della segreteria del governatore D'Alfonso, Claudio Ruffini. La vicenda è quella legata all'inchiesta su Palazzo Centi all'Aquila. Ruffini, che si è espresso così in una nota: la richiesta di archiviazione del PM Fabio Picuti avanzata nei miei confronti per la vicenda di Palazzo Centi è pienamente conforme a giustizia. Le indagini, al di là delle fragili presunzioni accusatorie, hanno dimostrato che non vi sono stati episodi di corruzione né interferenze nella gara d'appalto per Palazzo Centi. Il risalto mediatico che l'indagine ebbe sui media e l'irruzione dei carabinieri del NOE nella mia abitazione alle prime ore del mattino restano fatti gravissimi, traumatici, che hanno colpito irreparabilmente me e la mia famiglia. La richiesta di archiviazione oggi mi restituisce un po' di serenità dopo un processo che ha stravolto la mia vita personale, ha accelerato la mia uscita dalla vita pubblica, impedendomi ogni attività pubblica e politica. Viene riabilitata pienamente la mia figura di persona onesta agli occhi di chi mi ha conosciuto, dei cittadini della cui stima e del cui rispetto mi sono alimentato per tanti anni, ottenendo la loro fiducia e il loro consenso. Enzo Del Vecchio, nella sua qualità di componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ha annunciato questa mattina l'arrivo di nuove risorse finanziarie per la portualità abruzzese, in particolare 4,7 milioni di euro per i porti di Pescara e Ortona. Buone notizie per i porti abruzzesi, sono in arrivo nuovi fondi, notizia di pochissime ore fa Del Vecchio. Beh sì, anche se il comitato di gestione ha deliberato mercoledì 25, oggi ho voluto darne notizia ai sindaci del comune di Pescara e del comune di Ortona e anche al presidente della regione Abruzzo. In pratica, nella riprogrammazione di circa 4 milioni di euro da parte dell'autorità di sistema portuale sono stati destinati 800 mila euro al porto di Ortona, 400 mila per ripristinare la banchina sud, 400.000 euro per rafforzare il muro di sostegno della banchina sud, soltanto un primo intervento, poi si vedrà anche quali sono le ulteriori risorse necessarie, per il porto di Pescara 400.000 euro per iniziare le attività di dragaggio, tutto quello che ne consegue in attesa degli interventi, diciamo, più invasivi previsti nel masterplan, e più altre risorse sia per quanto riguarda la nuova pianificazione dei piani regolatori del sistema portuale, sia per ammodernamento per quanto riguarda l'efficientamento dei sistemi informatici e quant'altro. Una prima risposta significativa che il comitato di gestione ha voluto dare a significare che non ci sono porti di serie A e serie B, ma soltanto priorità all'interno di un sistema che va messo veramente alla prova, sia quelli delle Marche, sia quelli dell'Abruzzo, perché hanno una prospettiva di crescita che possiamo soltanto aiutare, e mi auguro che nessuno si voglia mettere contro per bieghe questioni politiche o di campanilismo locale. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato ieri a Pescara le convenzioni per 7 interventi del masterplan relativi al progetto Bike to Coast, in particolare per i comuni di Ortona, Francavilla, Silvi, Pineto, Giulianova, Martinsicuro e L'Aquila. Vediamo. Sono state firmate ieri a Pescara le concessioni finanziarie per gli interventi del masterplan per il progetto Bike to Coast, teso allo sviluppo di piste ciclabili nella regione Abruzzo. 7 gli interventi per una somma complessiva stanziata di 17 milioni di euro, la tranche più cospicua da 10 milioni assegnata alla realizzazione del primo e secondo lotto, per un totale di 40 km, della pista polifunzionale L'Aquila Capitignano Valle della Terno, con tanto di aree di sosta, quelle per lo bike sharing e interconnessioni con sistemi di mobilità
mobilità sostenibili. Quasi 2 milioni sia al comune di Ortona per il tratto di 7,8 km da Francavilla ai ripari di Giobbe, sia per il comune di Francavilla per la riqualificazione di oltre 4 km di pista a sud del territorio comunale e la realizzazione del collegamento con la pista di Ortona. Quasi 1,5 milioni al comune di Silvi per la realizzazione di un tratto da 1,7 km, cifre sotto il milione di euro per i comuni di Martinsicuro, Giulianova e Pineto. L'avevamo detto oltre 52 mesi fa che avremmo completato finanziando tutte le opere per le piste ciclabili abruzzesi per consentire il completamento delle ciclovie del cicloturismo e ci siamo riusciti alla lettera. Sono e siamo molto contenti di questa continuità di copertura finanziaria che consentirà di rendere questa regione la meglio servita d'Europa dal punto di vista dell'utilizzo della bici. E anche la cultura d'opera delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini, delle donne sta crescendo straordinariamente e diventeremo una regione simbolo d'Europa. Sempre nella giornata di ieri, il presidente della regione D'Alfonso ha sottoscritto con il presidente di Tua, Tullio Tonelli, ed il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, la concessione per il trasferimento dei fondi previsti dal Master Plan per completare l'autostazione del comune frentano per un importo di 550.000 euro. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha firmato questa mattina la nuova ordinanza riguardante la tutela, il decoro e la viabilità urbana nell'area di Piazza Muzi e vie limitrofe dove si svolge la movida pescarese ed entrerà in vigore da lunedì prossimo 30 luglio, durerà fino al 30 settembre. Stop alla musica dalla mezzanotte, vediamo. Stamattina ho firmato l'ordinanza numero 117 che ha a che fare appunto con Piazza Muzzi e zone limitrofe a proposito della movida. In estrema sintesi i punti sono quelli per cui ci sono degli orari entro cui l'una di notte e le due a seconda delle giornate cesserà la somministrazione di bevande alcoliche, ma soprattutto da mezzanotte di tutti i giorni della settimana si spegnerà la musica. È la lotta contro i decibel e anche la lotta naturalmente contro certe situazioni che l'abuso di sostanze alcoliche genera. Di contro, contestualmente sono previste anche azioni per scoraggiare naturalmente bivacchi, consumo di alcol in vetro, tutte queste cose che valgono a rendere la vita notturna pericolosa o comunque agitata. Penso che questo sia un passo importante, lo abbiamo fatto consapevoli che le ordinanze devono essere rispettate. Naturalmente l'ordinanza ha una durata limitata nel tempo e scadrà fino al 30 settembre. Riteniamo che questo poi potrà essere la base anche per attivare percorsi che in altre città si sono stati con risultati positivi, penso alla misura del regolamento come strumento per appunto normare tutto ciò che attiene alla movida. Noi abbiamo già una bozza di regolamento in corso di studi e pensiamo che questa sia l'occasione per riprendere e concluderla. Ma questa è la risposta anche alle proteste vivaci che c'erano state nei giorni scorsi da parte dei residenti? Questo risponde ad un'esigenza che è stata avvertita da tempo, che è quello di contrastare con strumenti realistici un fenomeno vasto e diffuso che è quello per cui se 10.000 persone si riuniscono in luoghi pubblici, è bene che si possa contare da un lato sulla collaborazione dei cittadini e dall'altro anche su regole e controlli più stringenti per limitare naturalmente condotte antisociali. Io poi voglio comunque ribadire che appunto la città di Pescara è città del benessere, della conoscenza, la vocazione turistico-ricettiva è nel proprio DNA e noi non possiamo e non vogliamo rinnegare questo, vogliamo stringendo un rinnovato patto di fiducia con gli esercenti, naturalmente con i titolari delle attività del divertimento e della movida, affinché si possano contemperare i tanti interessi di cui una città si compone. Nel prossimo servizio parliamo del ritardo con cui verrà emanato il decreto salva Sagre, il servizio di Vestina News. In conseguenza alla nota crisi economica che ha investito e persiste tuttora il nostro paese, la vita di molte manifestazioni, sagre ed eventi è stata messa a dura prova. In particolare, a seguito dei fatti di Torino, il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha emanato una circolare che fornisce nuove regole precise per la gestione degli eventi, che prevede un forte afflusso di pubblico. Le misure di sicurezza contenute nella norma rappresentano sì una più consapevole e sicura gestione delle manifestazioni, ma nel contempo apportano maggiori problemi agli organizzatori, alle prese con costi maggiori e nuove problematiche.
Infatti, come un po' in tutta Italia, anche molti paesi dell'entroterra vestino sono stati costretti a rinunciare ad alcune delle tradizionali feste. È quello che è successo nel comune di Farindola, già colpito dalla tragedia di Rigopiano e costretto a rinunciare al flusso turistico estivo, dove, dopo 7 edizioni consecutive, tanto successo e visibilità portata anche fuori confini d'Abruzzo, quest'estate salta la sagra del pecorino, fiore all'occhiello della comunità farindolese. Anche a Loreto Brutino si sono spenti i riflettori su Centro per Centro Storico, uno degli eventi più attesi e riconosciuti. La speranza è tutta nel decreto Salva Sagre, uscito pochi giorni fa. Dopo le molte segnalazioni e richieste degli amministratori locali e una fase di monitoraggio, infatti, il Ministero dell'Interno ha emesso una circolare che riduce la burocrazia per chi organizza eventi pubblici di piccole dimensioni, con la possibilità data ai sindaci di firmare le autorizzazioni senza doversi assumere le responsabilità indicate dalla circolare Gabrielli. Il cosiddetto decreto Salva Sagre è però arrivato ad estate inoltrata e molti appuntamenti non sono più programmabili, causando lo svuotamento dei piccoli centri, specialmente quelli a ridosso delle zone pedemontane. Torniamo a Pescara perché questi sono i giorni della festa di Sant'Andrea e Comune con Capitaneria e Comitato Organizzatore questa mattina hanno illustrato gli ultimi aspetti logistici della festa e dello spettacolo pirotecnico. Vediamo. Festa di Sant'Andrea, tutto pronto, 3 giorni di grandi eventi a Pescara che culmineranno con il concerto di Massimo Ranieri. Sì, una festa importante che caratterizza la Maneria, la città, un settore importante della nostra economia. 3 giorni fondamentali per gli investimenti sull'economia del turismo, una festa che rientra a pieno titolo nel calendario degli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, in questo caso dal Comitato Festa e dall'Associazione Armatori, oltre 200 appuntamenti che avranno i momenti di massima non solo con la processione, il momento religioso sul fiume e poi sul mare, ma con il concerto, il grande concerto di Massimo Ranieri in programma per lunedì sera alle ore 22 qui all'Arena del Mare. Al termine del concerto ci saranno i fuochi d'artificio, questa volta dal mare perché partiranno dalla diga foranea, anch'essa un'opera straordinaria aperta per volontà della regione, dell'amministrazione comunale, un investimento anche questo nei confronti dell'economia del mare per recuperare non solo la salubrità delle acque che quest'anno è già buona, ma per favorire il naturale deflusso delle acque del fiume verso il mare. Un appuntamento importante che avrà anche questa sera un momento di massima con il concerto di Rafael Gualazzi alla nave di Cascell e quindi diciamo che ci prepariamo a vivere un finale del mese di luglio davvero importante dopo le grandi manifestazioni come la Notte dello Shopping, la Notte dell'Adriatico, il Terra Sound Festival. Presentata la 7ª edizione dello Swing on the Beach, la coinvolgente manifestazione che dal 13 al 18 agosto riempirà le Naiadi coi ritmi anni 30 e 40 in partnership con la Sportlife. Vediamo. Per 5 giorni, dal 13 al 18 agosto, il centro sportivo Le Naiadi di Pescara ospiterà Swing on the Beach. Roberta Bevilacqua, organizzatrice di questo evento, cosa vedremo per 5 giorni qui alle Naiadi? Vedremo gruppi musicali provenienti da diversi paesi dell'Europa. Vedremo un gruppo musicale che arriva dalla Spagna, un gruppo musicale che arriva dall'Inghilterra, da Manchester. E sono gruppi musicali che in esclusiva per noi, dello Swing on the Beach. Sarà un evento da non perdere, dedicato allo swing a 360 gradi, con workshop, con bands. È un evento che darà sicuramente rilievo a tutta la realtà territoriale e anche nazionale di questo ballo e di questo stile musicale. Partecipazione illustre a Swing on the Beach a Pescara di Antonella Elia che canterà ma non solo. Beh, canterò e già è tanto, no, nel senso non solo perché non faccio altro, non mi esibisco, non faccio burlesque, canto swing e col maestro Carlo Capobianchi e per me è un grande onore essere qui a questo festival, è il mio primo festival swing della vita. Vabbè, no, abbiamo fatto un concerto con Carlo all'Aniene Jazz Festival, però era un jazz festival, qui proprio si balla dalla mattina alla sera, giorno e notte e ci avrò la sfida con Roberta, 2 grandi orchestre che si sfideranno
e immagino centinaia, migliaia di ballerini che balleranno al suono della nostra musica, col nostro canto soave. Vorrei concludere dicendo, it don't mean a thing if you ain't got that swing, that jazz. Yeah! Ora apriamo la pagina dello sport. Il Pescara ha chiuso il ritiro di Palena questa sera alle 20.30 il triangolare di Pineto con la locale formazione ed il Fano. Poi la squadra usufruirà di 2 giorni di riposo e tornerà a lavorare martedì al Poggio. Giovedì amichevole al Petruzzi di Città Sant'Angelo contro la Renato Curi Angolana e domenica prossima debutto ufficiale in Coppa all'Adriatico Cornacchia contro la vincente di Albino Leffe Pordenone. Intanto il centrocampista Andrea Palazzi, reduce dal grave infortunio al ginocchio subito lo scorso novembre a La Spezia, si dice contento di essere rimasto in biancazzurro. Alle definitivamente. Sì, sono stati mesi difficili e tuttora sto cercando di recuperare dall'infortunio, sto cercando di prendere la forma giusta per affrontare delle partite di campionato a ritmi alti e ormai sì, è passato, spero di farne una buona stagione. Senti, abbiamo visto un'atmosfera davvero particolare perché sui social impazzano i video della Sado, dei canti, le strimpellate, insomma cosa si sta creando in questi giorni? Sì, io ho ritrovato un gruppo, è la prima volta che ritrovo un gruppo per 2 anni di fila, quindi per me è sicuramente più facile. I nuovi arrivati si sono inseriti benissimo, i vecchi sono ragazzi splendidi, si sta creando un gruppo fantastico secondo me. E la giornata libera ha dato un buon effetto, diciamo, abbiamo creato una bella atmosfera e speriamo di fare bene. Questo gruppo secondo me merita di fare un gran campionato da protagonista e speriamo di far bene. Confidavi nel rinnovo del prestito? Sì, l'ho sperato e poi il presidente, ci siamo visti in una trasferta in cui sono andato a vedere la squadra, la partita e mi ha chiesto se volevo ritornare, io lo devo ringraziare perché Pescara naturalmente in Serie B per me è una delle migliori e devo ringraziare lui, la società, il direttore, il mister, per aver ricreduto in me e darmi questa possibilità nonostante l'anno scorso le cose siano andate così. A proposito di compattezza e coesione, riscontri qualche differenza col gruppo che hai già vissuto lo scorso anno? Ma sicuramente l'anno scorso arrivavano da una situazione un po' complicata della Serie A, della retrocessione e noi nuovi comunque ci siamo inseriti bene, è stata una situazione un po' così, gli obiettivi erano diversi, alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che era la salvezza e quest'anno ripartiamo senza un obiettivo preciso e cerchiamo di essere la sorpresa partendo soprattutto da una base che è il gruppo, la coesione del gruppo e quella è la cosa importante secondo me per fare un'ottima stagione. Profilo basso, fari spenti, insomma. Sì, io direi di sì, poi non sono io che devo dirlo, però comunque daremo il massimo in ogni partita e poi vedremo quello che ci darà il campo. Serie C, lunedì sera, terza uscita precampionato per il Teramo che nel Memorial Mazzagatti affronterà Torrese e Mutignano prima dell'altro appuntamento di giovedì contro la San Giustese. Nel frattempo l'attaccante Antonio Bacio Terracino allontana le voci di mercato che lo hanno riguardato per qualche giorno e punta ad un campionato migliore rispetto allo scorso anno. Vediamo. Antonio Bacio Terracino, amichevole con il Pescara, un modo per mettere minuti nelle gambe, però tu sai che molte delle speranze della tifoseria del Teramo anche in questa stagione sono riposte nella tua persona. Sì, abbiamo fatto una buona partita, secondo me questa è la seconda, con una squadra di categoria superiore, credo che il Teramo ha dato delle ottime risposte anche se appena all'inizio abbiamo le gambe pesanti e c'è ancora tutto il tempo per assimilare le idee di gioco del mister e compattare ancora di più il gruppo. Per quanto ti riguarda, qualche voce quest'estate è venuta fuori, qualche possibilità di andare via, qualche interessamento anche di categoria superiore, ma Antonio Bacio Terracino, la sua verità qual è? Ma c'è stata qualche richiesta come hai detto tu, ma comunque la società ha ribadito più volte che ero incedibile, quindi sono qui, sono contento e vado avanti col Teramo. Di reduci della scorsa stagione siete rimasti in pochi, come hai visto tutti questi elementi nuovi che sono arrivati, che squadra ti è sembrata? Ma sono tutti dei ottimi giocatori, comunque una squadra abbastanza giovane, per qualcuno è la prima esperienza in Lega Pro, quindi
dobbiamo dare anche un po' di tempo per ambientarsi in questa categoria. Per il Teramo l'obiettivo rimane la salvezza, oppure magari strada facendo le cose possono migliorare? Ma parlare di obiettivi è presto adesso, ora dobbiamo pensare solo a lavorare e poi pian piano vediamo questo Teramo dove può arrivare. Il fatto che sia stato confermato Zichella dalla scorsa stagione, voi come l'avete presa, come un segnale di continuità? Ma sicuramente per noi che siamo qui dall'anno scorso è positivo, perché comunque il mister già ci conosce, noi conosciamo lui, quindi è solo un vantaggio per noi. Ti faccio una domanda che c'entra relativamente, hai giocato con il numero 7, hai il 7 anche sulla t-shirt, dal 24 passi al 7? Sinceramente ancora devo decidere quale sarà il mio prossimo numero, quindi sto valutando ancora le varie opzioni, poi vediamo in base pure a chi resta dell'anno scorso che già aveva il numero, mi adeguerò a quelli che ci sono disponibili. Serie D, in casa Vastese il neo direttore sportivo Ferdinando Ruffini si dice convinto della bontà dei presupposti del rinnovato progetto aragonese. Ruffini torna anche sulla sua ultima esperienza a Francavilla. Jacopo Forcella. Ferdinando Ruffini riparte per un nuovo progetto con la Vastese, con Ottavio Palladini, per fare bene, perché questa piazza non si accontenta di non essere protagonista, deve esserlo per forza di cose in un campionato come quello della Serie D. Ma innanzitutto Vasto io la conoscevo poco, Vasto è una città molto ma molto bella innanzitutto. Detto questo, è una città che ha ambizioni, un presidente che ha tanta passione nel cuore, quindi un allenatore che è una persona per bene. Secondo me ci sono tutte le condizioni per fare un buon campionato. Dove può arrivare questa squadra? Io in questo momento non lo so, penso che abbiamo allestito una squadra competitiva, però poi sarà il campo a stabilire quello che succederà. Napolano, Sciba, si è parlato per tanti giorni anche di Vittorio Esposito che poi non è arrivato, la squadra com'è, completa adesso? La squadra praticamente è completa, mancano un paio di tasselli che speriamo di chiudere a giorni. E per quanto riguarda Esposito, noi abbiamo Fiore, abbiamo Napolano, abbiamo Giampaolo, non ce lo dimentichiamo, e quindi sono giocatori che noi ci teniamo molto stretti. La chiusura del rapporto con il Francavilla l'anno scorso, come l'ha vissuta Nando Ruffini? Ma io, a dire la verità, non l'ho neanche iniziato, perché la campagna acquisti di agosto non l'ho fatta io, sono arrivato a settembre. La campagna acquisti di dicembre non l'ho fatta io perché c'erano altre persone preposte, mi sono dimesso subito dopo le feste, però il presidente ha ritenuto di tenermi con lui fino alla fine dell'anno, e devo ringraziarlo perché ho conosciuto una bella persona, una persona seria che ha mantenuto tutti gli impegni. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questo notiziario saranno a disposizione tra poco on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it, mentre il TG6 torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per averci scelto.